Allora, giornata ultra giusta? Quella di oggi, croce edilizia. Partiamo con un bombardone e torniamo con un altro bombardone, solo che una è a benza e l'altra è elettrica. Vabbè, non che le elettriche oggi vadano male, però ti impongono un certo stile di vita, che certamente bisognava avere anche con un ferro come questo, che elettrica non è, ma nonostante sia anzianotta, mettiamola così, è molto più avanti di tante altre auto di oggi. Auto modernissima che solo Eugenio Blasetti può spiegarci nel profondo. Eugenione, eccoci qua. Allora sì, questa è una macchina... Mister Mercedes, posso presentarti? Eugenio Blasetti, direttore comunicazione di Mercedes. Mercedes-Benz Italia, grandissimo, ma anche un grandissimo esperto di Mercedes. Eugenio, macchina straordinaria, perché oltre a essere super bella, era super leggera, super veloce. Allora, questa è super stilosa. Questa è una supercar degli anni 50. Quando la guidi è effettivamente incredibile pensare che sia stata prodotta in quegli anni, perché si guida in maniera molto molto semplice. Questa, tu l'hai guidata? Io l'ho guidata varie volte, diciamo, ed è un'esperienza fantastica. Questa macchina in particolare è un oggetto conservato, vedete che è opaca, non è opaca perché questa macchina è andata così, perché all'epoca la vernice aveva la parte metallica esposta e quindi si opacizzava, andava lucidata. Ok. Quindi questa macchina è quasi un miracolo che si sia conservata in queste condizioni assolutamente fantastiche. Questa ha 200 cavalli, ha le porte, le ali di gabbiano. Eh sì, la caratteristica diciamo principale di questa macchina. C'era anche roadster? C'era anche roadster, perché questa, che effettivamente la roadster a guidare, lo dico a bassa voce, effettivamente è molto più gradevole d'estate, perché questa diventa un forno. Passato, diciamo, quando si entra in primavera. Perché in realtà già si parlava di aerodinamica con questa macchina. Assolutamente sì, perché per noi è sempre stata una fissa. Il motivo del forno è perché? Perché è tutta carenata anche nella parte inferiore. Le porte fatte così non sono un vezzo stilistico, ma sono una cosa fondamentale, perché questa macchina ha un telaio a traliccio di tubi che passano qui sotto, e quindi l'unico modo per realizzare delle porte era proprio quello di farle in questo modo, quindi la funzionalità che poi sposa il design. Ma quanto bella è, guardate anche gli interni, quanto bene le rifinivano all'epoca, non che le Mercedes di oggi non siano ben rifinite, ma qua c'è un gusto, uno stile, c'è anche spazio per il bagaglio qua dietro, incredibile, c'è poi, era una macchina quasi utilizzabile quotidianamente, rimaneva sempre una vera Mercedes, ma di fatto era una macchina da corsa messa su strada con tutte le sue strumentazioni proprio per monitorare quello che era lo stato del motore. Non c'era lo schermo digitale di Galeazzi, ma c'erano degli strumenti che comunque ti permettevano di controllare tutto. C'è qualche particolarità all'interno, Eugenio? Vi dico una piccola cosa divertente. Vai. Vedete, diciamo, quella specie di sì, manovola? Questa qui. Quella, quando si sgancia, il volante ruota in basso in modo da permettere l'ingresso più semplice all'interno di questa macchina, che bisogna essere abbastanza atletici. Sì, un po' atletici. Dopo magari provo a sedermi se mi fanno sedere qui Mercedes-Benz Milano. Certo, tra l'altro sì. C'è un altro esemplare molto bello, che è questo qui bianco. Che è stato restaurato. Che era di Nico Rosberg. Mi dicono dalla regia, sì, forse di Nico Rosberg. Sì, sì. L'ha venduto, credo, però c'è anche la firma, guarda, vedi che c'è la firma da Rosberg. Sì, sì. È quella lì, Nico, sì, Rosberg, sì. Vedi? Infatti si trovano sul web, si trovano le foto di lui che gira per Monte Carlo con questa macchina. Vedi, eccola qui, era proprio quella di Nico. Ed anche questa è verniciata di bianco, diciamo un po' meno, è sempre bellissima, chiaramente, sì. È meno evocativa forse dal punto di vista... La sportività, questa diventava più verso il lusso, diciamo. Che meraviglia. Pensate cosa faceva Mercedes negli anni 50, cioè qua parliamo di una macchina che ha 67 anni. Allora, pensate che questa macchina è iniezione diretta di benzina, quindi questa è qualche cosa che in quegli anni era stato già sperimentato. Cilindri 6 in linea, oggi le macchine sono tutte quante iniezione diretta di benzina, ma è una cosa che degli ultimi 15 anni, questa macchina è veramente un oggetto incredibile, fantastico. Fantastica, solo questo puoi dire. Mi dicevi AK Engineering, Eugenio, ti disturbo ancora un secondo, è un'azienda che è specializzata nella realizzazione dei pezzi di questa macchina. Ma allora, loro si occupano esclusivamente di 300 SL ali di gabbiano e alcune derivate. Sono molto esperti, diciamo, di questo certo. Motore, e quindi quando tu vai lì ti trovi in una situazione che ti toglie il fiato, magari trovi 20 macchine che stanno in assistenza e sono, diciamo, molto vicine, sono molto amici di Stoccarda, lavorano in stretta, sì, cooperazione, certo, con loro, col museo, ma sono veramente grandi appassionati di questa macchina. Il capo di questa organizzazione, proprio lo vedo ogni anno a Padova,
quindi c'è un rapporto molto molto cordiale. La passione proprio per questo oggetto è incredibile per me. Anche perché non è solo passione, ma ci sono anche soldi, ce ne sono circa 1000 in giro, tenete conto che valgono più o meno tutte un milione e due, poi dipende da come sono messe, quindi il conto è 1 miliardo di euro il giro intorno a questa macchina, più tutti gli accessori, i ricambi e tutto quello che ci va dietro, quindi tanta roba, veramente pazzesco. E comunque prima abbiamo citato la strumentazione del Gale, qua c'è la sua macchina, ma non lo vedo in giro. Voi lo vedete? Io non lo vedo. Potete venire qui in via Daimler, in zona Gallarate, via Gallarate qui a Milano, vi salutano qui le ragazze all'entrata, ma potete venire anche a bere un caffè, vedere la vostra prossima auto o anche venire semplicemente a sognare, perché qui è esattamente un luogo in cui si apprezza quello che è il mondo della stella e si apprezza nel profondo. Piani, 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 piani di Mercedes, occhio, e anche mostre d'arte, ogni tanto questo luogo lo usano per delle manifestazioni a tema artistico, non è male, eh? C'è anche la coppa del campione della EQ Fortwo E-Cup, quelli con la Smart, Fulvio Ferri, Merbach Milano, la coppetta, eccola qua. Posso avere un caffè straordinariamente buono? Il più buono che puoi fare, sarà buonissimo di sicuro. Grazie. Niente. Eccolo qui, il caffettino straordinario. Vale la pena di venire qui solo per bere caffè, tra l'altro, buonissimo. Magico Sandrucci c'è sempre quando ci sono questi eventi della Mercedes, del resto sei uno degli istruttori capi della scuola di M-Game, mi bevo il caffè, mi stavo chiedendo se hai mai corso la Fortwo Cup, corri tutti i campionati del mondo. No, ancora tanto, no, mai, tanto, mai dire mai. Tanto lui li corre e li vince, questa tu, è la cosa. Tu continui a dire questa cosa. Ma è vero. Però io sono molto scaramantico. Certo. Aspetta che me devo qua pure io. Però vabbè, ma ho capito, hai vinto i campionati. Esatto. Non è che vincerai, ci vincerai, ma poi vedremo. Speriamo. Però intanto li ha già vinti, è andato a vedere il palmarès di questo, ne ha 200 coppe a casa. Bravo. Grazie. Cosa facciamo oggi? Andiamo, partiamo con, io parto con una A45, ho poi torniamo con un'elettrica. Hai già segnato la 45, bravo. Allora. E poi al ritorno prenderai una vettura o ibrida. Ma te che sei uno che gli dà il gas, con l'elettrica come te trovi? Guarda, bene, ti dico, per strada in realtà secondo me la maggior parte delle persone ancora non ha capito come funziona un'elettrica. Andare forte con un'elettrica ti implica un consumo del 500% rispetto, bravo, è vero, a quello che è il discorso magari di una macchina a benzina, e comunque invece hai tanti vantaggi. Anche lì ci sono degli accorgimenti da pilota, se uno vuole imparare a guidare bene, che volendo possono migliorare l'autonomia della macchina. Poi magari un giorno potresti fare un corso specifico sì, sull'elettrico. Sarebbe secondo me, guarda, veramente dico, la potenzialità della vettura elettrica e anche ibrida sono ancora secondo me non pienamente sfruttate. Faremo un corso apposta. Ed eccola qui la 45S che guido oggi, è un po' meno incazzata rispetto a questa, lo vedete, e si distingue anche per il diverso estrattore dell'aria che ospita ai suoi lati il doppio scarico. Quello della mia, come vedete, ha sì il doppio scarico, ma non ha l'aletta nella parte bassa. Dimenticavo, mancano anche le alette de Batman qua del lato, eccole qui, come vedete qua non ci sono, è un pochino più sobria, mettiamola così. Probabilmente se comprassi una 45S la prenderei come questa e non come questa, e probabilmente non la prenderei manco come questa. In definitiva c'è qualche tamarrata in meno, ma la macchina è identica praticamente. Sicuro è che visto che il ritorno dovrò farlo in elettrico, almeno stamattina mi gaso un po', anche se l'elettrico di oggi pomeriggio qualcosa di buono ce l'ha, anzi è molto di buono, anche perché è molta. Vedi, queste macchine hanno problemi a girare su loro stesse perché non hanno la tecnologia di questa. Guarda quanto gira questa ruota, fa 10 gradi qui dietro, guarda che roba, sembra rotta, incredibile, e invece serve a questa macchina per girare in un fazzoletto, ed è questa la cosa incredibile, con più di 3 metri di passo si riesce ad avere l'agilità di una 500, incredibile. Del resto le macchine diventano più grandi, pesano sempre di più e c'è bisogno di avere elementi come questi per far fronte, guarda che roba, fa ridere perché sembra rotta, in realtà altro che rotta, c'è una tecnologia avanti anni luce. Il parco auto di oggi fa impressione, questa è una GT 43, ci sono un botto di MG, ma veramente un botto, tutte quelle che hanno le ha portate tutte e un po', quasi tutte direi. Cosa vi piace di più? La berlinona, il SUV, la classe A, piccola classe A, il piccolo SUV, fatemi sapere, la shooting brake, non lo so, ditemi voi. Finché
che sono tutti in coda per uscire, ne approfitto per farvi vedere la mia A45S, perché è una macchina che conosco bene a livello proprio di ferro, perché c'avevo pure io la classe A, ma qui a differenza della 180D che avevo io, c'è un motore decisamente più grande, 2000 di cilindrata, turbo compresso, adesso ve lo faccio vedere, con 421 cavalli, quindi sono 210,5 cavalli litro, che fino a poco tempo fa è stato il record in termini di potenza specifica, ma poi prossimamente vedremo cosa sarà in grado di fare questo motore, anche se i programmi della Stella non sono tanto per spostare la potenza in alto di questo motore, anzi in alcune varianti ibride, l'abbiamo visto in una variante meno potente di questa, quella da 380 cavalli, ma con il modulo elettrico che consentirà appunto a questo motore di essere decisamente performante. Andate a vedere sulla SL di nuova generazione cosa fa questo 4 cilindri appunto assistito dal modulo elettrico, macchina che chiaramente ha delle prestazioni fotoniche, trazione integrale con modalità drift, quindi ha il differenziale posteriore con due pacchi frizioni che lavorano per regolare la velocità di ogni singola ruota, quindi di fatto possono accelerare la ruota esterna alla curva per farvi fare del drift, magari poi lo vediamo di nascosto. Però viene anche frenata molto bene ovviamente da un impianto a 6 pistoncini firmato AMG con un disco in acciaio generosissimo, guardate che dimensione pazzesca, pensato proprio per frenare la velocità cosmica che è in grado di raggiungere questo ferro. Il segreto, anzi il cuore di questa classe A45S, motore 4 cilindri appunto in linea, la turbina, la vedete turbinona, è gigantesca, è una maxi turbina installata qui dietro, lo vedete, questo per accorciare la lunghezza dei collettori di scarico, questo per portare un gas di scarico più energetici, si può dire, alla turbina, per farla lavorare meglio. Chiaramente l'installazione lì dietro porta con sé delle problematiche soprattutto legate alla temperatura. E quindi cosa hanno fatto i geniacci dell'AMG? Beh, oltre ad aver fatto firmare il motore al tecnico che l'ha costruito, questo 4 cilindri, Bernd Wagner, tutti i motori AMG sono firmati dal tecnico che li ha costruiti, beh, hanno realizzato questa cover, che sembra la banale cover che troviamo su tutti i motori di oggi, ma in realtà ha una funzione completamente differente, perché lo vedete che ha un'aspirazione dell'aria dall'esterno e questo consente di portare l'aria dietro andando ad incrementare quella che è l'efficienza della turbina, consente di migliorarne il raffreddamento, ma appunto questo afflusso, questo maggior afflusso d'aria consente di avere un piccolo boost da questo punto di vista, che poi permette di avere più costanza nella prestazione e maggior affidabilità nel tempo, e questa è una cosa molto importante. Tra l'altro questa turbina viene utilizzata da tantissimi costruttori di automobili da competizione, non solo Mercedes, perché si può usare la componente che si vuole a livello di turbina nel TCR, quindi di fatto l'importante è che sia un motore di pari cilindrata, se non ricordo male, qualcosa del genere, quindi per intenderci anche una Renault Megane TCR che provai un po' di tempo fa aveva la turbina della classe A, ma tantissimi di nascosto utilizzano questa turbina proprio perché è molto generosa nelle dimensioni e consente di tirare fuori veramente tanta potenza. Un'ingegneria fotonica per un motore fotonico. Al solito gli interni di questa A sono fotonici, non tanto per alcuni materiali che sono stati scelti chiaramente da Mercedes per cercare di contenere i costi, ma per la qualità della tecnologia che troviamo a bordo. Doppio display di 10 pollici qui davanti con la MBUX. La classe A è stata la prima delle Mercedes ad avere la MBUX e questo le consente di essere estremamente efficace da un punto di vista ergonomico, ma anche proprio di fruizione tecnologica che si può vivere all'interno di questo abitacolo. Però fruizione tecnologica significa anche avere alcuni comandi come l'apertura della valvola di scarico, come la disattivazione dello start and stop, come l'impostazione delle modalità di guida che possiamo avere qui all'interno di questo micro display. Lo vedete che bellino che è, micro display, scende dall'alto, dalle vetture di categoria superiore lo ritroviamo anche qui assieme a questo bel volantino che lo vedete è asimmetrico per quanto riguarda il profilo, vanta un'impugnatura in pelle dinamica che di fatto è una pseudo Alcantara, solo che è fatta in Italia come l'Alcantara del resto, ma è prodotta sfruttando la plastica che si raccoglie in mare, quindi le bottiglie vengono trasformate in questo materiale. Andate a vedere, molto curioso, lo fanno vicino a Pordenone, la fabbrica si chiama Dinamica qualcosa, non mi ricordo, però di fatto vanno ad arricchire gli interni di questa vettura che tra le varie ha anche dei sedili
straordinarie, sono bellissimi, guardate quanto snelli sono fighissimi, sono molto snelli e chiaramente vantano tutti quelli che sono gli accorgimenti dei sedili da corsa, proprio per andare a ricreare all'interno di questa vettura un abitacolo decisamente sportivo. Però la vera anima della classe AMG, al netto delle figherie è questa. Mamma mia, ma cosa spinge sto motore? Va fortissimo, va veramente forte. Però adesso andiamo un po' più calmini, eh. Allora, una delle cose belle di questa meccanica è il fatto che c'è una trasmissione a 8 rapporti e doppia frizione, quindi un cambio velocissimo, molto scalato, quindi è per quello che poi i tecnici Mercedes sono riusciti a far lavorare anche abbastanza in alto questo motore, perché avevano a disposizione tanti rapporti che poi permettono a questo 4 cilindri di essere mantenuto in alto man mano che si va a cercare la performance. Quindi sono rapporti un pochino più corti che chiaramente si sposano con una mancanza di coppia, non che non ci sia il valore in assoluto, ma mancanza di coppia ai bassi e medi regimi. Chiaramente con una turbina così grande si va a cercare la potenza agli alti regimi. Questo motore gira fino a 7000 e chiaramente, forse qualcosina di più, e chiaramente anche il valore di coppia è spostato un pochino più in alto, quindi ai bassi ovviamente si lavora con marce un pochino più corte, questo per favorire ovviamente anche ad esempio la marcia cittadina. Di sicuro quello che mi piace di questa macchina è che tutta la parte tecnologica di sicurezza scende dall'alto. Poi ci sono dei pacchetti che possono essere acquistati per andare ad implementare quello che è il chiaramente il livello di sicurezza, il livello di intervento da parte dell'elettronica. In questo esemplare i ragazzi di Mercedes hanno voluto configurare la macchina senza dotarla ad esempio del radar di distanza che controlla il cruise control adattivo. Questo perché il cruise control passivo così dà l'idea di essere un po' meno filtrato rispetto a quello attivo, e questo dà la sensazione chiaramente in una macchina un po' sportiva come questa di dare una maggior sensazione di controllo a chi la guida. Sono piccole finezze che Mercedes lascia libere, quindi se volete esistono tutti i controlli possibili e immaginabili, ma se volete potete anche lasciarla un pochino meno filtrata. Comunque le modalità di guida sono diverse, abbiamo Race, che è quella che ho selezionato in questo momento, Sport Plus, Sport, Comfort e Individual. In Comfort la macchina chiaramente rende anche più morbidi gli ammortizzatori, e man mano che si sale verso le modalità più aggressive la macchina sceglie di utilizzare rapporti più corti, quindi per dire dove si sarebbe in settima o in ottava marcia si viaggia in quinta o in sesta, per intenderci, e tutte le tarature per quanto riguarda la servoassistenza, per quanto riguarda gli ammortizzatori, per quanto riguarda anche l'impostazione del motore e il suono dello scarico vengono chiaramente spostati verso l'alto, verso il godimento. Mamma mia, meraviglia. Se la metto in comfort e vado a mettere giù tutto, fa sempre casino, perché se il do gas comunque la valvola dietro si apre, ma viaggiando parzializzati comunque la macchina diventa molto più silenziosa. Tra l'altro ho scoperto, e questo non me lo ricordavo, che c'è anche la modalità di guida scivoloso, che con una macchina di questo genere qua ha anche un senso, perché è molto rigida, perché le ruote sono molto larghe, anche quelle invernali, e chiaramente quando si va sulla neve un programma specifico per la trazione integrale che consenta di avere un lavoro mettiamola così, che scende dall'esperienza del classe G come idea di lavoro, come idea di servizio, come idea di spostamento della trazione all'interno delle ruote, può sicuramente dare una mano in ambientazioni come la neve, come l'asfalto molto bagnato, oppure le foglioline per terra quando è inverno, eccetera eccetera, la strada in ombra, che possono appunto darvi una bella mano quando la situazione diventa un pochino più difficile in termini di aderenza. In tutti gli altri casi, soprattutto quando c'è solo come questo, vai tranquillo in race che lei va come un razzo. E questo è uno dei vantaggi di avere 8 marce. Vedete, 130 all'ora, 128 all'ora, siamo a meno di 2000 giri, siamo a 1800 giri, 1900, guardate un po', silenziosissima, si viaggia molto bassi e i consumi dovrebbero essere un pochino più contenuti rispetto a quando
butta giù tutto e si gode. Vabbè raga, sono gli ultimi anni questi, godiamoceli, perché poi si va in elettrico, almeno così sembra. E comunque il giochino è finito, perché siamo in Italia, devastante, devastante, sempre, 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 code ovunque si va, sempre. Giustamente c'era uno per radio stamattina che diceva: io non sono di Genova, non sono preoccupato per le code del weekend di Pasqua, perché tanto ci siamo abituati da anni a fare code ogni giorno, per cui cosa cambia che sia Pasqua o che sia un altro giorno, è uguale. Allora, una cosa bella della classe AMG è che è tarata, secondo me, veramente molto bene. Lo sterzo è pesante il giusto, è bello precisino, le sospensioni si sente che lavorano molto bene. A livello di impianto frenante, certo oggi non ho la possibilità di provarlo, ma è un impianto che conosciamo molto bene, nonostante l'assenza del carboceramico, comunque offre una potenza notevolissima e un piacere di utilizzarlo, sicuramente interessante. Esco qui al lago di Como e quello che percepisco, soprattutto sulle buche, è un assetto molto rigido. Del resto, per far volare una macchina del genere, per tenere il passo di 421 cavalli, innanzitutto sono necessari degli irrigidimenti della scocca che sono stati fatti dai tecnici Mercedes per consentire a questa macchina appunto di tenere il passo di una performance del genere, ma poi servono anche delle sospensioni e degli ammortizzatori che sono decisamente più rigidi, e sulle buche, soprattutto nelle modalità Sport Plus e Race, beh, si sentono tanto, le buche diventano tutt'uno con la tua schiena. Beh, che dire, è una macchina questa, secondo me, straordinaria, perché proprio la capacità di portarsi a spasso 421 cavalli, beh, la rende assolutamente unica. A livello di performance per strada già basta e avanza, secondo me la 250, per intenderci, anche la 35 siamo al super top. Tra l'altro quel motorino là da 305 cavalli va benissimo, 306 non mi ricordo quante ne ha, e però qua siamo veramente al non plus ultra, siamo anche in un mondo di raffinatezza diverso rispetto a quello che si può ottenere con una 35, perché il motore è decisamente più raffinato. Anche solo la consapevolezza di aver sotto lì quel motore lì è piacevole, perché è la stessa differenza che c'è tra un orologio al quarzo e uno meccanico, no? Quello al quarzo probabilmente tiene l'ora anche meglio di quello meccanico, ma qui ovviamente hai qualcosa di diverso, no? Di più raffinato, di più emozionante anche dal punto di vista ingegneristico. Poi il fatto di avere lì dietro il differenziale che è realizzato da Magna, tra l'altro, beh, tanta roba, è un differenziale che appunto consente di avere delle modalità drift straordinarie, consente anche ad una macchina col motore trasversale, che di base è una trazione anteriore, di comportarsi come se fosse una trazione integrale base posteriore, e tutto questo chiaramente aumenta quello che è il piacere di guidare, aumenta quello che è la percezione diciamo di feeling di guida di una macchina del genere, che chiaramente rimane di fatto una classe A, ma è una classe A che va molto forte. Guarda che bello il Suzuchino giallo, bellissimo. Ecco, anche quello lì è un bel ferro. Peccato che le normative antinquinamento non stanno mettendo i bastoni tra le ruote solamente a quello, ma stanno mettendo i bastoni tra le ruote anche a questi motori termici puri. Tanto è vero che vetture come la SL, che nella variante più piccolina, la 43 mi sembra si chiami, hanno questo motore 4 cilindri, solo che è messo longitudinale e non trasversale, utilizzano un plus elettrico, utilizzano un sistema elettrico per avere quel quid di potenza in più che le consente di abbattere tantissimo le emissioni, ma allo stesso tempo di avere comunque un livello prestazionale piuttosto interessante. Del resto oggi con un 2000 turbo si fanno le cose che si facevano precedentemente con i V6, e tutto questo chiaramente aiuta a godere e ovviamente dimostra come l'ingegneria in questi anni sia andata avanti. Nel frattempo siamo arrivati a Villa d'Este, eccolo qui il giardino che si affaccia sul lago di Como. Beh, straordinario, guarda che giardino hanno questi, una cosa impressionante. Giardinieri che lavorano a manetta dalla mattina alla sera, ma soprattutto c'è una villa che è di una bellezza devastante. E questa è la Maybach? Beh, amico mio, ottima! Che meraviglia, bellissima!
esistono quelle macchine, c'è qualcuno che le compra e solitamente le trovi in questi posti qua, o a Monte Carlo. Guarda la villa, che oggetto straordinario. E all'interno qui di Villa d'Este c'è anche la Farmeo CC 2005 SS Coupé Villa d'Este. Bellissimo. Anche perché questa è una villa intrinsecamente legata al mondo dell'auto ed è per quello che poi siamo finiti qua. Ben arrivato. Parcheggio qua? Parcheggio qua. Come il box della Formula 1, vedi? Qua, zac. Super giardino da questa parte, ma anche di qua c'è una vista. Sì, sì. Super fighissima, guarda che roba. Facciamo una passeggiata? Tra l'altro, una delle caratteristiche delle ville fighe sono i giochi d'acqua, di fatto, che derivano da esperienze romane, chiaramente poi si sono evolute nel corso degli anni, ma avere l'acqua è sempre stata una caratteristica figa della gente che ha soldi, no? Acqua uguale potere ed è chiaramente qua acqua ne hanno quanta ne vogliono, ma acqua intesa giochi, fontane, piscine, eccetera, eccetera, chiaramente significano da sempre soldini e chiaramente si gioca con queste cose. Allora io vorrei... cosa sono questi? Lampone e crema pasticcera. Lampone e crema pasticcera di sicuro. Questo è questo sicuramente. Perfetto. E un bignè. Straordinario. Qui c'è un po' l'essenza della giornata di oggi, ovvero il passaggio dal demonio tigre della GTR. Guardate che meraviglia di macchina, io la adoro, è stupenda questa macchina, tra l'altro secondo me prenderà un grande valore in tutte le sue declinazioni questa MGGT, per passare invece a qualcosa che è sempre indiavolato sotto, perché qui di cavalloni ce ne sono tanti, ma si tratta chiaramente di una macchina molto più normale, meno sportiva, aggressiva, ma soprattutto elettrica, quindi tanta tecnologia al proprio interno. C'è anche chiaramente la variante AMG, che anche lì di cavalloni ne ha ancora di più rispetto a quelle tradizionali, e c'è una piattaforma che porta con sé una batteria enorme che consente di avere delle autonomie molto estese. È un nuovo modo, ciao, di concepire il mondo Mercedes, che non solo la stella sta affrontando in questi anni, ma chiaramente fa parte del nuovo modo di vedere l'automobile da parte di tutti i costruttori di automobili che si stanno spostando verso l'elettrico. Bello, bellissimo, ma a me questa roba qua continua a far battere il cuore. Questo è cambiato una decina d'anni fa, quando Mercedes è diventata Mercedes AMG, quindi una società tra virgolette a parte, con, io dico sempre, con la licenza di uccidere, perché loro hanno la possibilità di andare negli scaffali di ricerca e sviluppo e si prendono quello che gli pare, e oggi sviluppano auto da soli, ma hanno un posizionamento diverso. Al centro non ci sono più i valori di Mercedes, che sono ma diventano un corollario, ma dentro ci sono le performance. E AMG è cambiata, e oggi AMG è considerato, diciamo, un marchio a tutto titolo di automobili sportive con la S maiuscola. L'ho detto già stamattina, giornata particolare, perché sono partito con la classe A 45, sì, quindi un bel bombardone, e tornerò con una macchina elettrica che poi vi faccio vedere. Questo fa parte di un modo di vivere un'experience, sì, che voi di Mercedes-Benz Italia avete messo a punto non solo per noi giornalisti, ci state facendo provare, assaggiare quello che effettivamente poi può fare davvero un cliente. Sono con Livia Massara, sì, marketing Mercedes. Ci spieghi cosa fa un cliente in una giornata del genere, soprattutto come viene selezionato? Allora, una giornata tipo, prima di tutto, viene scelto dal nostro dealer, quindi dai nostri concessionari. Okay. Sceglieranno i loro clienti, un gruppo ristretto, circa una ventina di persone, e gli faranno vivere un'esperienza, direi, unica, che è quella che stai vivendo tu. Water experience o essence, sì, experience, a bordo delle vetture, o tutte elettriche o tutte MG, ci sarà la possibilità di fare un'esperienza su strada. I piloti della Driving Academy ci racconteranno la vettura, una guida ci racconterà invece il territorio, gli odori, i profumi e la storia.
storia di quello che si sta vedendo con l'auto, dopodiché si arriverà a una location e a quel punto, nel caso della Essence Experience, ci sarà un'esperienza tutta di profumi, quindi un mastro profumiere che è Luca Maffei. Bello. Racconterà che cosa c'è dietro ai profumi, come si crea un profumo. Ok. E poi i clienti creeranno proprio il loro profumo che si porteranno che a casa. Porta... Beh, è straordinario. Quindi questo, bellissimo. Grandissimo. Altrimenti, nel caso della Water Experience, l'arrivo dopo l'esperienza di guida sarà in una marina e in quel caso ci sarà un idrosommelier che guiderà invece i clienti nell'esperienza di nella scoperta dell'acqua. L'acqua è un odore, un sapore, o almeno quello che pensiamo tutti. In realtà c'è un mondo. Ho scoperto che c'è un mondo e lo scopriranno anche i nostri clienti. Quindi di che cosa sa l'acqua, qual è il gusto, qual è, come si abbina alle pietanze, perché anche l'acqua si abbina. Certo. E questa sarà l'esperienza di uno o due giorni a bordo delle nostre auto con i nostri profumi e acqua. Questa è una cosa molto interessante, è uno poi dei format che avete, diciamo un format in continua evoluzione, perché non è la prima volta che fate una cosa del genere. Non è la prima volta, è un format tutto italiano e ne siamo orgogliosissimi, e ne abbiamo fatti tanti, ne abbiamo fatti in montagna, li facciamo col Grand Tour provando le vetture MG. Certo. E, questo è nuovo per il 2022. Bello. E non è una cosa esclusivamente, diciamo, mettiamola così, riservata alla clientela ultra top, ma sono format che vengono declinati anche a clientele un po' più normali, tra virgolette, no? A scelta del dealer, del dealer. Questo format, e quindi sceglierà lui chi invitare. Abbiamo altri format declinati per che durano magari un periodo più lungo, quindi sono su prenotazione per aperti a più clienti. Bene, perché il concetto di lusso si sta spostando, non c'è solamente la macchina bella, e quello è scontato che una Mercedes ormai sia bella, sì. Ma si va anche alla ricerca proprio dell'esperienza che attraverso questa Mercedes si può vivere. Questa secondo me è una cosa molto interessante. Bravi, complimenti. Grazie. E adesso andiamo a viverci anche noi l'esperienza e l'emozione. Water Experience, andiamo? Andiamo. Ciao. Buongiorno, prego. L'hai costruito tu? Ho preso la stampante, poi l'ho assemblata tutta io. Straordinario, quanto ci hai messo? Ci ho impiegato un mese per fare il deck e altri 6 mesi in totale. Cioè, sei pilota e falegname pure. Sì, ho fatto anche quello. Ho portato in falegnameria, l'abbiamo fatto in falegnameria. Bravo, e che motore ci hai messo sotto? Volvo Penta. 6 cilindri? 4 piccoli. 130 cavalli. Quanti? 230. Non hai messo il T9? No. Quello era buono, Cos'è questa villa? Villa Pizzo. Villa Pizzo. Viene usata spesso per matrimoni ed eventi. Ok. La villa di Giorgio, dov'è la villa di Giorgio? È a Laglio, sulla in cima dove c'è quella puntina. Là? Sulla. Sì. Giorgio Clooney abita là, va bene. Precisa di sterzo elettronico con un dito sì, con un dito sì. Bello è elettronico. C'è un encoder qui e le pompe figo. E le pompe dietro nel vedi c'è tecnologia anche su queste barche qui per la serie che c'è gente che sta poco bene la villa questa è un'ex villa di Versace si chiama villa le fontanelle direi che super moderno messi benone Adesso non ci rimane che andare a magnà. Una sala tendenzialmente brutta, come tutto qua in questo posto, bellissimo, fantastico. Posso fare una domanda velocissima? Sì. Anche perché tu appari sempre nei nostri vlog, quindi... Cominciamo adesso a apparire parecchio. Anche un po' troppo forse, però vedo che questa tovaglia è apparecchiata bene con la tovaglia. Facciamo il partito del ritorno delle tovaglie nei ristoranti? Perché sta cosa che le stanno togliendo è una rottura di palle. Diciamo che i posti classici, i posti di storia, i posti di tradizione considerano ancora la mise en place un plus. Certo. Per queste cose. Però non sono tanti, iniziano anche i locali sono un po' giusti a toglierle. Sono sempre meno. Diciamo che in parte la mancanza di queste mise en place è tendenza, in parte è una maniera anche per risparmiare tempo, perché queste mise en place richiedono un sacco di tempo per e per risparmiare certo. Sull'apparecchiatura e sul lavaggio dell'apparecchiatura. Però a me mangiare su un pezzo di stoffa o proprio sul tavolo direttamente lo trovo di uno zozzo mostruoso.
sarà pulito ma non è bello. Io sono abbastanza d'accordo, fermo restando che magari in certi locali diciamo di tendenza può servire. Però sostanzialmente ci vorrebbe un ritorno alla mise en place. Sono d'accordo, come si vuole anche un ritorno al buon gusto, che è collegata poi alla cosa. Parliamo ancora di acqua con l'esperta di acqua. Magari per molti questa è una figura ancora poco conosciuta, ma sarebbe l'idrosommelier di vendere i vini, perché l'idrosommelier è un esperto di acque minerali che, ecco, oltre a riconoscerne i gusti e le caratteristiche, sa consigliare il giusto abbinamento con i cibi e con i vini. Acqua gasata. Buona però. La Water Experience è stata straordinaria in barca, ma è stata straordinaria anche all'interno durante il pranzo, perché abbiamo assaggiato delle acque straordinarie grazie a Stefania Santini Simoncelli. Perfetto. Sommelier, sommelier dell'acqua, perché esistono anche sommelier dell'acqua, incredibile. Sì, oggi sì, lo scopriamo. È vero. Cosa fa un sommelier dell'acqua? Un sommelier dell'acqua degusta le acque minerali, proprio esattamente come fa un sommelier con il vino. E la mia missione è quella di educare il palato di tutti i consumatori, di tutti gli ospiti, okay, di tutti noi, a fare la giusta scelta, la scelta consapevole delle acque minerali, sia a tavola, sia per l'uso quotidiano, sia per il nostro corpo e in abbinamento anche a determinati piatti e vini. E questo perché, certo, l'acqua è il bene più prezioso nella vita e anche va dato il giusto riconoscimento. Anche perché qui di acqua ne abbiamo tantissima, oggi l'abbiamo cavalcata col motoscafo, però la beviamo ogni giorno e tra l'altro esistono dei ristoranti che hanno anche la carta delle acque. Sì. Cosa sì, che sì, solitamente siamo abituati a pensare che ci sia solo la carta dei vini, invece c'è anche la carta delle acque. Tra l'altro a pranzo ho scoperto che tuo papà è sommelier del vino. Sì. Tu invece sei sommelier dell'acqua perché non ti piace il vino, perché sei astemia. Sì, sono astemia. Ho capito. E proprio durante una degustazione di vini lì volevo inventare il sommelier dell'acqua. Perché? Perché mi arrabbiavo perché non veniva prestata attenzione alla bottiglietta dell'acqua che veniva, pensa, lasciata sui tavoli dei sommelier. E ho detto basta, non è possibile, ci deve, carina, essere anche il sommelier dell'acqua. Carina questa cosa, meglio l'acqua gasata o liscia? Beh, dipende dal palato. Ogni a persona te cosa ha la sua più preferenza. Ah, a me piace quella frizzante, l'addizionata. Anche a me. Ecco. Allora, dopo la mitica esperienza delle acque, fighissimo, ho imparato un sacco di cose nuove, dopo aver mangiato, dopo aver fatto il giro sul lago, adesso profumo experience, top. Fresco e un po' più accattivante. Adesso facciamo le limate di cuore. Questo è l'accordo di testa. No, cazzo, mi è caduto dentro anche a me. No, mi è caduto dentro. Ma non funziona subito. Quindi, chiaramente diciamo che testa e fondo. Può anche lieve per assaggiare. Questo è un po' meno intenso, però più alcolico. Che a me è rimasto dentro. E a te? Cazzo, rimane dentro a tutti sto aggeggio. Occhio, Ecco fatto. Allora, testa e fondo se la giocano, quindi occuperanno piccola parte di questo profumo e poi cuore invece a manetta. Allora, ho deciso la mia formula segreta. 12 di accordo di testa, 33 di accordo di cuore e 5 accordo di fondo. Adesso lo proviamo. E il primo 12 l'abbiamo fatto. L'accordo di fondo devo viaggiare a 5. Quindi riuscire a giocare con gli odori attraverso una customizzazione totale è quello che ha fatto esplodere l'altissima crescita. Perché c'è questo desiderio di avere 4 testa nel profumino. Comunque la forma, la fattura che viene a fare è una caratteristica. E il profumo è il modo più potente in assoluto di fare questo. 5. Allora è arrivato il momento di assaggiare la creazione, così, proviamo. Aumenti
la lavanda, la sentiamo. Non è male, eh? Un po' anonimo. Adesso lo potenzio un po'. Scusi maestro, me lo valuta? Certo. Oh, morto. Mi piace molto la parte fresca, sì, agrumata. E questo è molto buono, eh? È spinta bene. Quindi si sente tutta la freschezza. Però vorrei aggiungere qualcosina per impreziosirlo. Tipo? Mi fai vedere cosa potrei aggiungere? Ylang ylang è un fiore che cresce in Madagascar. Beh, questo è molto buono. Proviamo. È un'essenza molto particolare, solare, calda, avvolgente. Molto, poi. Molto sensuale, usatissima nei profumi femminili. Buono. E quanto ce ne va aggiunto? Io ne metterei mezza pipetta. Mezza pipetta, poi quindi torniamo circa un ml. Adesso proviamo. Allora, mezza pipetta di questo, che dopo mi sono già dimenticato, sì, il nome. Non importa. Ylang ylang. Mezza pipetta di questo. Speriamo bene. Prova del 9, attenzione. Se ne aggiunge ancora diventa buonissimo, è venuto. No, questo spacca. A me piace tantissimo con la sua modifica, è perfetto, posso dire. Vero? È buono. È molto più floreale. Ti buonissimo, scusa. Questo primavera estate è top. Ma non ti sembra veramente di sentire la parte morbida, naturale, limitata di un petalo? Grazie mille. Madonna, veramente buono. Grazie, grazie maestro, veramente. Grazie. È un'esperienza incredibile fare i profumi, mi sono divertito un casino, anche perché ho un maestro italiano dei profumi. Ciao. Luca Maffei. Esatto. Un naso. Un naso, tu ne sai più o meno identificare di odori quanti? E più di un migliaio, tranquillamente. Più di un migliaio. È un lavoro incredibile perché è veramente qualcosa di va oltre la chimica. Va oltre la chimica, va oltre al design, perché per me il naso è un po' un designer che, certo, disegna l'aria e la profuma. Allora, lo sapete che io faccio sempre la profumazione per volo, sembra quasi che l'abbiano fatto apposta per me questo evento. Mi sono creato due profumi, il primo è molto buono grazie al suo suggerimento, il secondo me lo sono inventato dopo io, ma non è venuto buono per nulla. Qual è poi il segreto secondo te del profumo realmente? È il messaggio, l'evocazione, il comunicare sensazioni ed emozioni attraverso l'olfatto. È il senso più potente che abbiamo, è l'unico senso che non puoi mai spegnere. Okay. E quindi saper giocare con i profumi e riconoscerli è pazzesco. Esiste una scuola per diventare mastro profumiere? Assolutamente sì, ci sono percorsi accademici, okay, lunghi, molto selettivi. Dove si? In Francia, immagino? Principalmente sì, perché chiaramente loro ne hanno fatta prima di noi un'industria, ma anche l'Italia da qualche anno dice la sua nel mondo dei profumi. Tanto per rimanere in tema automobilistico, una cosa che mi ha molto incuriosito prima mentre spiegavi, che dove lavoravi, dove ti hanno insegnato, adesso non so, mi spiegherai tu, il profumo più prodotto era il profumo della benzina. Non ci credo. Compagnia petrolifera. Davvero? Francese. Sì, perché sì. L'odore che sentite della benzina in realtà non è l'odore della benzina, ma è un profumo che ci mettono dentro. Io non la sapevo sta cosa ed è incredibile. Quindi, va bene. Non tutti lo fanno, ma se senti verde e diesel hanno odori diversi. Grazie Luca, fantastico. Andono Villa d'Este con dei profumi straordinari, sono veramente contento. Basta, adesso prendiamo l'altra delle Mercedes, Croce e Delizia. Non so se sia Delizia o Croce, adesso decidete voi, poi me lo scrivete sotto. Croce e Delizia appunto, ed eccola qui la EQS 580, una macchina sicuramente molto particolare perché ha 107 kWh di batteria, sviluppata su una piattaforma che si chiama EVA, ovvero Electric Vehicle Architecture, che permette di ospitare sotto il pavimento un pacco batteria appunto enorme che permette di avere un'autonomia assolutamente straordinaria. Mercedes dichiara fino a 676 km di autonomia nella modalità WLTP. Tanta roba, veramente tanta roba, 676 km, soprattutto per un macchinone come questo, che non si fa mancare nulla
in termini di comfort, siamo a livello assolutamente di una classe S, quindi un comfort straordinario, ha un'agilità che è addirittura superiore rispetto a quella della ammiraglia ed è un progetto che vanta due motori elettrici che sparano fuori una potenza molto elevata, 523 cavalli con 855 newton per metro di coppia massima. Si ricarica con una velocità, una potenza di 200 kilowatt, è in grado negli AC di tirare dentro 22 kilowatt e a livello prestazionale siamo a 4,3 sullo 0-100, 210 all'ora di velocità massima. Come al solito è fatta da vera Mercedes, niente da dire da un punto di vista di tecnologia, da un punto di vista di costruzione e come avete visto prima anche sotto il profilo appunto dell'agilità, nonostante i 3,20 3,21 anzi di passo, questa macchina gira come una 500 perché qua dietro le quattro ruote sterzanti permettono a questa ruota di girare di 10 gradi, tanta roba davvero, ma adesso siccome fa anche caldo andiamo a guidarla. Allora, questa è una delle cose più morbide che abbia mai provato nella mia vita, è comodissimo l'interno di questa macchina, è una figata pazzesca, tiriamo indietro il sedile attraverso il suo comando che è banalmente un comando touch, vediamo se riesco, eccolo qui, oh, che meraviglia, andiamo a riposizionare il sedile, avviamo per quanto possibile il motore, sempre che trovo il tasto, è quello qui, start e stop, è uno dei pochi tasti fisici di questa macchina, si materializza la plancia con le quattro bocchette dell'aria, queste potrebbero avere una soluzione, mettiamola così, diversa, sono due orizzontali e due circolari ai lati, con questa forma un po' da motore d'aereo, poi abbiamo un bel displayone qui davanti per diciamo il computer di bordo e le indicazioni principali, il mega display qui al centro, leggermente curvo anche tra l'altro, per il sistema multimediale MBUX evoluto, guardate che meraviglia, con tutte le funzioni comfort, anzi sapete cosa facciamo? Subito mi faccio un activating message, conducente play, e iniziamo a farla lavorare, ci sono tante cose che adesso la macchina farà per energizzarmi, anzi la attiviamo e attiviamo ad esempio la frescura, quindi lui va ad attivare una climatizzazione diversa, va ad attivare dei giochi all'interno del video, lo vedete come è fatto, di una specie di cromoterapia, cambia il colore dei LED, cambia anche potenzialmente la funzione di massaggio e va a rendermi l'abitacolo decisamente più incline a quello che è il programma specifico di... ah, c'è il sedile che vibra! va a ad impostare tutta la vettura sulla base di quelle che sono appunto i programmi di energizzazione, di relax eccetera eccetera che sono presenti all'interno del sistema e tutto questo consente di vivere un'esperienza a bordo di questa macchina decisamente migliore. Fa un caldo boia sicuramente qua dentro, tutto questo schermo, gli interni neri al sole picchiano, però sta anche climatizzando molto velocemente, questo poi è anche il bello di questo genere di vetture, tenete conto che potrebbe essere preclimatizzato l'abitacolo, per cui se solo avessi avuto l'app avrei potuto sicuramente far fronte a tutto questo caldo. Tra l'altro c'è anche il display da questa parte, funziona solamente quando c'è un passeggero seduto, si attiva e si possono pilotare gran parte delle funzioni che si ritrovano anche qui al centro, per cui direi che ci siamo. Mancano 8 minuti e 50 alla fine del mio programma, però siccome non ho più tempo partiamo e andiamo e vi racconto un po' della 580. Stupisce come sempre all'interno di questa EQS 580 è il comfort di bordo, è pazzesco perché come tutte le automobili elettriche chiaramente non c'è il motore termico che vibra o che fa casino, ma ci sono due motori elettrici che appunto hanno tanta potenza e soprattutto quando sono fermi non fanno rumore, ma non fanno rumore nemmeno quando si è in movimento. In più Mercedes ha lavorato sodo per consentire a questa macchina di essere assolutamente isolata dall'esterno grazie anche ad elementi come il doppio cristallo che si trova sia davanti che dietro, ma anche grazie a tutta una serie di insonorizzazioni che sono tipiche del marchio e che portano i valori di NVH a valori elevatissimi. L'altra cosa che mi piace moltissimo di questa vettura, oltre al comfort, oltre alla prestazione fotonica, è anche il fatto che i sistemi di aiuto alla guida di livello 2, ma potenzialmente sono anche di livello 3, lavorano veramente in modo maniacale. Molti pensano che sia avanti Tesla sotto questo punto di vista,
ma va detto che Mercedes è avantissimo, non solo per quanto riguarda la parte di aiuti alla guida, ma anche di quella riservata alla realtà virtuale e chiaramente a tutti i sistemi multimediale. Oltre ad avere l'MBUX che lavora davvero benissimo, è stupendo lì davanti l'head-up display che lavora quasi ci fosse uno schermo da 50-60 pollici a 6-7-8 metri di distanza, quindi una bella rilevanza, e soprattutto c'è una realtà virtuale che viene replicata anche all'interno, lo vedete, appunto del sistema multimediale stesso. Guardate un po' che mi indica dove devo girare, guardate un po', vedete le freccette che vanno a sovrapporsi alla immagine della telecamera, andando a creare questa realtà aumentata che mi permette di viaggiare meglio, di sfruttare meglio quello che è il potenziale del sistema di navigazione. Tanta roba replicato, lo vedete, guardate un po' la coda della Nissan, spero che si veda, lo vedete, c'è la mappa sopra disegnata perché è il mio head-up display che è al lavoro. Potenza ce n'è a manetta, da un punto di vista proprio di comfort direi che siamo a livello assolutamente della classe S, anzi direi che siamo anche superiori, con tutto che le classi S hanno anche loro un'insonorizzazione straordinaria, soprattutto con i motori di frazionamento elevato, ma anche con i 6 cilindri in linea. Sono vetture che hanno veramente delle qualità di comfort di bordo, di qualità percepita all'interno dell'abitacolo, che arrivano sicuramente a livello di questa vettura elettrica, che è parte avvantaggiata chiaramente perché il motore termico non ce l'ha. Se devo trovare una nota negativa, si ritrova chiaramente nel peso, perché tutto questo ambaradan arriva a pesare 2500-2600 kg, quindi è una macchina veramente molto pesante, e chiaramente tutto questo si sente nel momento in cui andiamo a frenare, si sente nel momento in cui andiamo a cercare magari un pochino di prestazione, ma non è certamente la ricerca del tempo sul giro a fare di questa vettura. Lo è sicuramente di più per le varianti AMG, che sparano un botto di cavalli e hanno chiaramente degli accorgimenti diversi, ma qui si mira certamente di più al comfort e si mira certamente di più a migliorare quelle che sono le doti di autonomia. Del resto, chi compra una macchina del genere vuole anche viaggiare per tanto tempo. È una figata come in una situazione di traffico come questa la vettura gestisca tutto in totale autonomia, non sta facendo niente, sta percorrendo autonomamente la curva. Devo minimamente ogni tanto far sentire la mia presenza sul volante, questo per questioni legislative, ma come vedete tiene la distanza di sicurezza, tiene la traiettoria perfettamente centrata all'interno della carreggiata. Guarda che roba straordinario, e soprattutto è molto preciso ed è molto gentile, molto dolce nel frenare, nell'accelerare, e questo è assolutamente in linea con quelle che sono le caratteristiche di una ammiraglia come questa EQS, che fa del comfort il suo fiore all'occhiello. Quello che posso fare qui a bordo è decidere la quantità di recupero di energia attraverso i pedal shift, lo vedete che cambia, guardate un po', eccolo qui, recupero di energia potenziato, recupero di energia normale e recupero di energia nessuno, quindi realmente questo sistema è in grado di modificare la quantità di energia che viene rigenerata nel momento in cui vado ad alzare l'acceleratore, quindi i motori elettrici lavorano al contrario per trasformare quella che è energia cinetica in energia elettrica, che poi va attivata all'interno del pacco batteria molto generoso. Appunto, vi ho detto prima che si fanno oltre 670 km. In questo momento ho il 80% di batteria e posso avere 416 km, diciamo, nella media dell'ultimo utilizzo. Al massimo, se facessi tanto il bravo bambino, potrei arrivare a 525 km, per cui una macchina che ha realmente tanta autonomia, ma perché ha tanta batteria. E poi recupero l'energia firmata dalla Mercedes e sono fatti veramente bene, come sempre del resto. Allora, giornata terminata, riconsegno l'EQS. L'unica cosa che non mi è piaciuta di questa macchina, che chiaramente è una berlinona, tutto quello che volete, l'avevo già visto alla presentazione, ovvero il pedale del freno, devi premerlo così per iniziare a frenare. Questo perché gli ingegneri della Mercedes hanno voluto un freno molto dolce, molto da miragliona, ma non si sente quando frena, cioè, e soprattutto quando inizia, siccome ha molta potenza, chiaramente frena molto di elettrico, e questo è una cosa, e la frenata evidentemente l'hanno fatta molto progressiva. Però
prima di arrivare a frenare veramente bene e soprattutto prima di arrivare ad utilizzare anche i freni meccanici, devi premere così. E quindi la questione, non lo so, non mi piace, ecco, non mi era piaciuto all'inizio e non mi piace neanche adesso. Quindi ammiragliona straordinaria, livello classe S, però in elettrico, però quella cosa lì devono metterla a posto perché non ci siamo, secondo me, ecco. Detto questo, vlog finito, spero che vi sia piaciuto. Profumoni, acquona, belle macchine, indubbiamente, comunque rimangono delle macchine straordinarie. La 45 è sempre un oggetto fotonico, perché è una macchina fotonica. Con questo è tutto, vi do la passione per l'auto, il full gas, sempre, ciao!